Ciao a tutti ragazzi, io sono Klaus, bentornati in una nuova guida di Katagwent. Oggi si ritorna a parlare di mostri perché, visti i nerf, il deck Relict che vi avevo postato tempo fa non si può più fare per una questione di provvigioni. Però, in streaming questa settimana abbiamo provato diversi deck mostri. Abbiamo provato Arrakas Tempo ed è andato abbastanza bene, ma mancava di una win condition fuori dalle tempo play di Ghoul, eccetera, eccetera. Quindi si è dimostrato buono, ma forse non è la soluzione. Abbiamo provato White Frost, molto molto forte anche White Frost, anche abusato, devo dire, quindi ho deciso poi alla fine di provare una delle due tipologie mancanti che erano Vi e Koshi. Vi non l'abbiamo ancora provata, la proveremo la settimana prossima, e invece quindi proviamo Koshi, cioè abbiamo, scusate, provato Koshi, e Koshi, devo dire, si è dimostrato devastante, perché contro White Frost l'avversario non ha punti per starci dietro, perché per quanto tanti ne faccia, non ne fa abbastanza da vincere contro Koshi. E Koshi ha degli ottimi tool sia contro Scoia'tael sia contro Skellige, perché per quanto siano matchup estremamente delicati in generale, ha veramente, veramente tanti punti e tante unità piccole che Scoia'tael, per quanto faccia miliardi di punti, ne fa più o meno quanto noi in ottica round lungo. L'unica difficoltà di quel matchup lì è che chiaramente in un round estremamente corto con Gord, i suoi punti di Gord vengono compensati da Mammona e altre cacate, ma possiamo tranquillamente spezzare la partita in tre e andare in un round a 5-6 carte in un round 3, dove noi abbiamo la combo con Koshi che sta ampiamente dietro a Gord anche da 20 più. Abbiamo delle singole play in Mammona, Ozreal, Imlerit Rage, che possono estremamente essere distruttive per Scoia'tael, perché non ha removal fuori dai semplici spari a 5 se non la monocanicola, ma la monocanicola è molto probabile che a round 3 ce l'abbia già tirata su qualcosa per esserci arrivato a round 3. Ma andiamo a vedere la lista nello specifico. Piccola parentesi, come al solito vi invito a lasciare un like, a commentare e a iscrivervi al canale perché dobbiamo ancora crescere. Amici cari, datemi una mano, non costa niente, è un clicchino, però a me aiuta parecchio. Ora, abbiamo fatto una breve intro ai matchup, abbiamo fatto una breve intro alle power play del mazzo, andiamo a vedere il mazzo, ok? Allora, io gioco Lampada Magica solo perché stavo testando anche il più 5. Infatti, mi sembra che in qualcuna delle partite che ho fatto, forse in una anche di quelle che trovate, c'è ancora il più 5. Ma alla fine ho visto che è veramente poca la differenza tra il più 5 e la lampada. Quindi, se non avete la lampada, siete nuovi player, avete solo il vantaggio tattico, va più che bene. Cioè, va benissimo. Forza della Natura è ovviamente un leader obbligato, perché è quello che più di tutti sinergizza con Koshi. Ci dà una swingata da 9. Più il proc di Koshi della Triv, più il body della Triv che viene poppata, più il proc della Triv, quindi veramente, veramente forte. È un deck devozione, chiaramente, perché noi vogliamo puntare a fare Koshi anche doppio proc anche da Oberon, e quindi Oberon sfrutta questa possibilità, vogliamo dire così, solo in funzione di devozione. Oltretutto ci dà la possibilità di giocare anche, andiamo a vederle subito, queste sette devozione con velo che in un deck Koshi sono veramente valide, e oltretutto hanno il fatto di essere delle sette con velo dà fastidio a un sacco di cose. Non solo dà fastidio che in Mirror di Mostri non possiamo ricevere la Blood Moon perché lui la assorbe completamente. È forte contro Nilfgaard perché non può applicare lo status di spia su queste, diciamo, queste tempo play. Fa qualche fatica in più pure sindacato, perché né poison né taglio funzionano su sta roba, quindi col senno di poi, sinceramente, il conquistatore è una gran carta. Non ho ancora provato Koshi non devotion, premetto questa cosa, quindi sicuramente proveremo anche una versione non devotion di Koshi, ma solo e soltanto nel caso in cui la canicola e l'oniromanzia o Mataauri o chi per loro, insomma, si rendano davvero necessarie per un'evoluzione particolare del meta. Al momento, in queste, diciamo, prime 2 settimane post-patch, contando anche la prossima, Devotion sembra essere sufficiente.
Ok, sembra che mostri quasi si debba continuare ad affidare la devotion. Comunque, questa è una cosa che vedremo nelle settimane che vengono. Parliamo invece, continuiamo della lista. Mamuna è una gran play, ovviamente. Mamuna, rispetto al deck Relict che vi ho portato settimana scorsa, a parte l'essere nerfata di Provision, è obiettivamente forte uguale in termini di punti, perché comunque i target che abbiamo in questo deck sono gli stessi dell'altro deck. Chiaramente non procchiamo i Mangiasè come facevamo nell'altro deck, ma come singola play rimane una play da almeno 18 20 punti, che insomma per 11 prov capite bene che è fuori dal seminario normale, quindi è veramente veramente forte. Tendenzialmente Mamuna la faremo sul grifone nel possibile. Qualora non fosse possibile il grifone, abbiamo l'insettino da 7 contro armatura o la 7 con velo che abbiamo visto poco fa, quindi target ne ha molti. Il target d'emergenza, proprio quello della disperazione, o forse no, dipende dalla situazione, potrebbe essere anche il maialino, l'apprendista, quindi abbiamo milioni di target per Mammuna che, ripeto, di per sé singolarmente dà a questo mazzo, ma a mostri in generale, la possibilità che, pur affidandosi a delle carte particolari, comunque non siamo pushabili. Perché una volta che ti fanno una Mammuna da 20, sì, puoi pushare nel senso che mi fai usare le carte, ma la carta non la vedi più, cioè non la recuperi mai con Mammuna. Poi Igern, perché siamo un deck Koshi, giochiamo Himmlerit, giochiamo Ozreal, quindi Igern è il target go to for. Perché oltretutto Igern è anche una play dove la gente tende a giocare roba tipo Canicola, Himmlerit Rage, non gioca più lo sparo singolo da 8, lo sparo singolo da 6, lo giocano molto meno, quindi Igern rimane lì, nel senso che una Igern con 7 più armatura è proprio sticky da levare per un sacco di fazioni, chiaro. È una carta che, ma ora ci arriviamo, va giocata con cervello, non va lanciata e basta. Ora vediamo perché. Anzi, lo vediamo subito parlando di Himmlerit, che è una carta molto buona in questo deck, perché non solo ci fa tinnare il deck, quindi ci fa arrivare a trovare più facilmente la nostra combo con Koshi, ma è una necessità in termini di tempo swing, perché come Mammuna può fare una tonnellata di punti, che è qualcosina in meno di Mammuna, ma ci dà comunque la pescata, quindi è accettabile questo point in meno. Costa anche meno in provision, quindi è anche giusto così. Ma la cosa figa di Himmlerit è che noi possiamo, a seconda del matchup, andare a parare delle debolezze che invece la nostra unità bronzo o Igern stessa ci vanno a fornire. Facciamo un esempio veloce. Contro Nilfgaard, per esempio, noi non vogliamo mai giocare Igern dalla mano se proprio non è necessario. E diversamente da altre fazioni dove noi abbiamo paura di qualche rimozione, Igern contro Nilfgaard tenderemo a giocarlo verso la fine anche con 1-2 armor. Perché? Perché la giostra di solito o non è giocata o la gioca in monocopia o te la tirano prima sulle unità tipo il maialino, sulle Trivest, queste cose qua. Quindi difficile te la facciano su Igern. Quello che faranno su Igern tendenzialmente è farci Invocation. Perché? Perché non solo ci levano Ozreal, ma allo stesso tempo si guadagnano una play gigante che, insomma, noi. È vero che abbiamo i punti, ma comunque una play da 13 gratis non è che era bello dargliela, insomma. Quindi contro Nilfgaard tendenzialmente Himmlerit verrà giocato verso la fine del round mangiandosi Igern. Se così non fosse possibile, perché magari abbiamo dei brick, abbiamo delle cose, possiamo tranquillamente giocare Igern alla fine, magari con uno armor e last save giocare Himmlerit per avere il consume su una 7 qualunque, ok? O su un grifone. Per quello è così figo Himmlerit, perché ad esempio invece quando siamo contro Skellige, un Igern con trilioni di armor, o gli fa Canicola o gli fa Canicola, non lo uccide, dovrebbe tirarci sopra Ace per gestire un Igern, quindi va bene. E possiamo usare invece Himmlerit su roba tipo grifoni e come si chiamano, le Kikimore operaie, perché sono invece target che Skellige ci fa. Cioè, ci va a nozze con questo tipo di unità perché sono facili da gestire. No? 3 di armor, Skellige ci spara con 40 cose per tirarla via. I Bear Witcher, i Gutting Slash, gli spari a 5 sull'armor. Insomma, c'ha 1000 cose per tenerla. Mentre, quindi, che abbiamo detto, a seconda della fazione, Himmlerit avrà un target di consume diverso. Ovviamente, in una situazione ideale, poi c'è la partita dove non si pesca. Insomma, però, tendenzialmente, è questo. Koshi, vabbè, ovviamente, è la nostra combo. Verrà giocata almeno dalla mano a round 3, cioè, nella migliore delle ipotesi si gioca a round 3.
Può succedere che, visto che giochiamo anche Karantil per giocarne due, quindi fare doppia combo e diventa veramente intenibile di punti praticamente quasi per tutti, forse Vi ci sta dietro in un ramo, insomma, è abbastanza difficile. Ricordate però che doppio Koshi, con Karantil e Koshi, non va mai giocato, o meglio, non bisogna mai puntare ad arrivare in un round a 10 carte con doppio Koshi, non perché non faccia abbastanza punti, ma semplicemente perché lo spawn di Triv poi è troppo e rischiamo di tapparci noi la board. Quindi con questo deck, ma lo vedrete anche in una delle due partite, bisogna spezzare la partita in tre o arrivare deep a round 1 in modo tale che round 3 di suo sia fatto da 6-7 carte. Nel possibile la migliore delle opzioni sarebbe arrivare con 5 carte a round 3, in modo tale che noi facciamo develop the engine, Karantir, Koshi, leader, bam bam bam, tempo play, proc di Triv, punti infiniti. Questa è la situazione ideale. Quindi ecco, cercate di non overproccare Koshi in un round lungo. Naglfar è un tutor, essendo un devotion non possiamo giocare decreto, non possiamo giocare oniromanzia, non possiamo giocare niente di queste carte qui. Naglfar è il miglior tutor di fazione che mostri a disposizione per quanto riguarda il tutoring delle gold di per sé. Perché è vero che ha Whispers, è vero che ha Guilds, ma sono tutti tutor mirati. Invece Naglfar è un tutor più generico che è proprio quello che ci serve. Perché? Perché se noi facciamo Naglfar, prendiamo Himmlerit, mangiamo un'unità, con Himmlerit andiamo automaticamente a pescare la seconda gold che ci siamo messi in cima. Quindi è veramente figo. E poi siamo arrivati qui. Ozreal, vabbè, giochiamo diversi body 9. Giochiamo Igern. Ci sono dei matchup in cui è meglio fare Ozreal sul cimitero avversario. Ne vediamo un paio più incisivi. Se noi siamo contro per esempio, un Clog, ok? E lui ha già utilizzato, che ne so, il primo giro di. Diciamo che ha utilizzato il primo giro di Colgrim. Perché altrimenti noi non andiamo in un round 3 lungo, no? Andiamo sempre a farglielo usare Colgrim. Molto plausibilmente quel mazzo giocherà Renew. Quindi noi faremo Ozreal sul suo cimitero per mangiare o il Defender o meglio ancora il Colgrim da 1. È vero che sono pochi punti, ma voi perdete 10 punti. Lui senza Colgrim ha perso la partita. Quindi chiaramente se li mettiamo su una bilancia, no? Non è difficile vedere dove pende. Altro matchup può essere contro uno Skellige che al cimitero, per esempio, ha solo uno spadone. Benissimo, gli mangiamo lo spadone e automaticamente leviamo la play di Marut. Sì, di Marut, scusatemi, di Yharnam. È vero che basta uno Hjalmar da 5, da 4 per levare il primo Koshi, ma sul secondo con il leader già invece influisce questa cosa. Poi, vediamo un po' dove siamo arrivati. Sì, Himmlerit Rage è un removal non direi eccezionale, sicuramente, direi ottimo, perché più o meno 8-9 punti, quindi il costo nella sua prov li fa sempre. Se abbiamo Himmlerit in campo diventa una canicola che costa meno, circa. Ovviamente gliela mandiamo al cimitero, non la rimuoviamo, ma comunque buona, ma comunque buona. Può anche servire semplicemente per riprendere la dominance in alcuni casi particolari. Ad esempio, sempre in una di quelle partite dimostrative che stanno per arrivare a fine della spiegazione, troverete proprio il caso in cui la Rage viene giocata per andare a riprendersi la dominance. Giles è un tutor semplicemente che viene usato per il removal della Rage o per il tutoring di Naglfar, niente di particolarmente eccezionale, non è il mazzo migliore in cui giocare Giles, ma è semplicemente una necessità di thinning perché dobbiamo arrivare ad avere Karantir e Koshi in late game, tutto lì. Le due larve sono delle ottime engine di round 1 che mettono pressure e fanno punti e aiutano a creare sabba per la Apprendista della strega, che nonostante non sia un mazzo creature ancestrali, è comunque una gran bella engine e quindi non c'è motivo di non giocarla nonostante i nerf. Due grifoni che sono, come abbiamo detto, i target principali di Mammona e Himmlerit, ma essendo che noi non abbiamo la possibilità, come facevamo in Guernicora, in Frutti di Izgith e in Arrakas, di sviluppare delle 1 gratis, giochiamo anche. Non sono solo target per Himmlerit, ma giochiamo anche due di questi spari qui, che in matchup contro Scoia'tael
Chiaramente servono a gestire le engine avversarie, ma ad esempio contro deck un po' più nasty, un po' più molesti, che possono essere tipo Skellige Witcher, per esempio, che possono essere, che ne so, un altro mostri, andiamo ad utilizzare la selezione naturale su target più piccoli, idem contro sindacato, per creare quegli 1-2 token che servono per essere mangiati dal grifone. Il grifone, non dimenticate che può essere usato anche su unità come Ghilz. Anche su unità 1 di. Se siete contro White Frost e avete un'unità 3 a 1 che sta per morire, usatela per il grifone, diamo un'utilità a quell'unità, anche se è condannata a morte. Un Purify, devo dire la verità, inizialmente ne avrei voluti mettere due, però ho notato che a parte Nilfgaard, due sorveglianti non mi sono mai resi necessari, cioè non si sono veramente mai resi necessari. Quindi al posto della seconda sorvegliante. Almeno per il momento mi sto trovando bene col monogoal, che è una average di 8-9 punti per 5, ma non è tanto i punti di goal che sono importanti, che comunque sono sempre 8 per 5, che voglio dire, è una signora carta. Ma non è quello il punto è che con anche fosse una 6, va subito a bloccare Koshi e tutte le trive che ne vanno dietro. Questa è l'utilità del grifone. Immaginate, sì, del grifone, del goal. Immaginatela come se fosse una sorta di terzo conquistatore versione più carina, diciamo così. Due Kikimoro operaie e due conquistatori sono ovviamente delle sette tempo, che tra Mammuna, ne abbiamo già parlato di queste carte, comunque Mammuna, Imlerit e Koshi. E poi c'è questa infiltrata qui. Allora, chi mi ha visto giocare in streaming ha visto che noi in streaming giocavamo la mono Bruxa. Non è brutta la mono Bruxa, non è brutta, ma ho notato una cosa, che più di qualche volta durante la live mi sono detto, ah, adesso però il consumo mi faceva comodo, perché? Perché contro Nilfgaard, che mette lo status spia, che mette magari, che ne so, roba tipo Joachim, roba tipo Cantarella. Avere, oltre al grifone, una seconda risposta ci permette di giocare un pochino intorno al colpo di grazia. Esempio, se lui mi mette status spia su Igern, io mi mangio Igern. No? Se lui mi mette Cantarella perché è un mill, io mi mangio Cantarella. Se lui mi mette Poison su un'unità, sia Nilfgaard che Sindacato, me la posso consumare. Se sono contro un Viper che dice tanto è un mostri Koshi, non consuma. Io ho, anche se piccola, quest'unica risposta a una risposta addizionale al fatto che lui mi metta Viper sulla mia board. È vero che Viper è un mazzo limite, però chi ha giocato contro Viper sa che per quanto sia un mazzo meme, la volta che gli gira diventa veramente molesto da gestire. Quindi va bene. Ma semplicemente, anche solo per il fatto che noi siamo costretti a mettere un Igern a 5 armor, l'avversario ci spara magari, che ne so, un tuffo nel Pontar per portarlo a 2 perché ha un altro sparino in mano, o deve sviluppare una, come si chiama, una trivella, deve sviluppare un Freakshow. Benissimo, almeno consuma tutte le coin e non mi risolve una 13 con due monete, capite? Quindi un sacco di volte in streaming questa settimana mi sono trovato a dire, cavolo, se avessi un consumo. Allora ho detto, vabbè, sai che c'è, io un consumo lo metto. Tanto alle brutte, se lo devo usare su una Igen avvelenata, mi poppa anche un insettino su cui posso fare grifone. Quindi questa micro sinergia, seppur molto piccola, a volte sposta un pochino. Se vi piace la Bruxa potete mettere la Bruxa, potete mettere il Coda Biforca, potete mettere persino questa roba qui che comunque è una 6x4, voglio dire. Quindi ce n'è carte da mettere, non è quello, anche uno di questi due va bene. Vedete qua, io mi sono trovato bene col consumo, raga, sono sincero. Vedete voi. Comunque, abbiamo ricoperto tutto ciò che riguarda la guida del deck. Ricordatevi, vi rinnovo, di lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale, mi raccomando, perché ogni vostro feedback, anche nei commenti, è molto d'aiuto per me per le prossime volte. Che dire, grazie a tutti, vi auguro un buon weekend e ci vediamo in streaming. Ciao cari! Allora, questo, visto che gioca decisione strategica o è Hyperthin o è Mill, in entrambi i casi insomma, una leggera tendenza, insomma, dare fastidio, però Hyperthin lo teniamo.
molto più easy che non hai, che non 1000, perché 1000 ovviamente, vabbè, abbiamo la combo in mano, ma già che prende robe così, insomma, un po' fastidio a Mammona, storia, da. Nel dubbio, chiaramente lui non ha nessun tipo di paura di removal, di cose, perché, insomma, siamo un povero mostri, quindi più o meno guardiamo quel 13 in generale, ma noi abbiamo anche la Unary Trade, quindi. Chissà. Chissà. Intanto abbiamo una mano di merda. Ma non che la mano sia brutta, perché la mano è stata malligata anti-mille. Che forse non è tutta sta minchiata che in realtà questa cosa che abbiamo fatto. Comunque, questa non è il caso di tirarla adesso, pregando che ovviamente la in cima non abbia messo qualcosa di gigante, che insomma un pochino tende a rompicchiare un po' le palle, però insomma, che dire, potremmo quasi giocare questa. Sì, che magari facciamo questa, poi facciamo questo, ci mangiamo la 7, c'è Mammuna. Se no sono malefico piano di conquista. Ma bisogna vedere se questa ha utilità o meno. Non si sa. Non si sa. È proprio Mille il loro signore, nello specifico. Vacca puttana. Questo. Questa non è proprio la più bella delle cose. Forse facciamo Mammuna adesso. Proviamo. Non lo so. Vorrei attivare questa nel momento in cui va a 6 e non farmela giostrare. Ma che lui perda round 1 è anche difficile con sta mano di merda. Quindi forse è il turno di giostra per avvicinarmi al. Se per avvicinarmi alla sabba lo facciamo anche per l'adrenalina di Koscio, non so. Adesso vediamo, perché Mille è un matchup delicatissimo, un po' per entrambi in realtà, perché lui non ha i punti per tenermi la combo. Io non ho i removal per arrivarci a fare la combo, quindi tutto divertente. Ciononostante, mi sembra che insomma, più o meno per adesso abbia tra virgolette buttato matta, ma sicuramente gioca Renew per poi pescarsi la carta gratis, questo molto probabile. Però, insomma, vediamo. Vabbè, questa. Sì, un po' da fastidio alla sabba, però. Ce ne fotte il giusto e l'onesto. Addirittura? Minchia, questa è cattiveria, però. Senza neanche fiocco di neve. Ma che tu prenda uno di armor non esiste nell'universo, ovviamente. Sì, vabbè, col frost ok, però nel senso. Vabbè. Certo, c'è una sabba un po' forse sacrificata nello specifico spot, però faremo così e tireremo probabilmente Mammona, perché tanto quella dopo sarà briccata. Quindi probabilmente ci limitiamo a fare così ora come ora. Da 35 siamo un numero altino, ma siamo ancora 7. Almeno il viandante glielo devo prendere, round 1, se no mi distruggo sto tizio dopo. Schiaffi in testa. Ah, così. C'avevamo. Ah, la fiocco di neve l'abbiamo pescata ora. Ok. Bravissimo. Veramente bravo. Veramente, veramente bravo. Lui ha i Kingslayer da tirare ancora. Quindi. Certo, levare mamma. Adesso non è il caso, però. In qualche modo io dovrò anche giocarla sta partita, io suppongo, perciò. Figa, c'è una voglia di scacciarci sta cazzo di 9, però mi serve per dopo. Vabbè. Tanto abbiamo questa che ticca. Certo, sto frost un po' rompicchia, ma ormai siamo abbondantemente in sabba. Perciò, va neanche male. C'è Invocation che dà fastidio. C'è Vilgefortz che dà fastidio. Cioè, veramente un botto di roba che dà fastidio. Ma un blocchino del cazzo non lo vuoi tirare? Che mi dai il turno per tirare stana sorvegliante di merda. Cioè, è lì che muove. Ma che schifo. Vabbè. Mettila davanti, mi raccomando. No, proprio dietro. Vuoi. Ah, ci sta. Ci sta. Vabbè, abbiamo trovato questo abbondante turno per tirare questo. Non buttiamolo via. Ah, lui non ha giocato il Kingslayer. Quindi. Per adesso, per quanto sembri 1000, può volendo essere ancora Hyperthin, anche se abbiamo visto,
settimana in streaming che ci sono delle liste Hyperthink col Courier. Il che è figo, in realtà. Allora, noi qua dobbiamo prendere o la 13, oppure tipo tinniamo questa. Allora, qua di brutto brutto, cosa può uscire? Allora, vediamo un po'. Se tiriamo, può uscire questa più questa che va bene. L'unica combo che non deve uscire è Himmlerit insieme a Ozreal, forse. Ma no, in realtà va bene tutto. Cioè, ovviamente, cioè, è il dubbio. Però vedremo questa. È comunque assurdo come le possibilità che succedesse erano veramente basse, ma ciò nonostante, va bene. Allora, vediamo un po'. Noi non abbiamo grosse unità al cimitero per Ozreal. E non abbiamo neanche grifoni al cimitero. Ma tutto si aggiusta. Ora, tu che cosa hai al cimitero di vagamente? Una minchia, proprio niente. Però no, abbiamo una 7 al cimitero per Ozreal, quindi non è neanche tutto sta tragedia, insomma. Questa la caviamo però perché carte dal deck non le vogliamo levare. Meglio avere direttamente questa. Questa è una buona proattiva. Sto grifone sa un po' di sugna. Ok, buff. In un round a 10 carte noi finiamo lo spazio per colpa delle spie, giusto? Però d'altra parte, con sta mano, chi vogliamo pushare? Davvero nessuno. Lui ha Vilgefortz su un Koshi. E noi non abbiamo neanche la 13 per pushare, quindi niente. Vabbè, se vuoi mandare la 13 al cesso. Padrone, padrone, non l'ho capita sinceramente, però va bene. Si vuole sicuramente dare il target di Vilgefortz grosso, però insomma. Ok, ora ponderiamo un attimo. Vogliamo evitare questa come la peste, ma 100%. Quindi un Mulligan lo possiamo prendere, probabilmente su questa, o su questa che occupa spazio. Ah, su questo. Non so. Dunque, questo. No, sono convinto che sia questo il mulligan da fare. Perché questo spara 4. Un po' per il grifone, un po' per. C'è Kingslayer da tirare lui, che sono lenti. Vabbè. Non benissimo, ma ok. Abbiamo lasciato nel deck solo cazzate, più o meno. Buonissimo questo regicida. Ce ne frega un cazzo. Perché ci dà doppio token per il grifone e gli impedisce di fare teletrasporto qua sopra. Quindi direi che questo è il nostro spam di grifone. Molto bene. Time to get our hands dirty. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, bisogna stare attenti al proc di Koshi. Perché è un po' così. Quindi abbiamo un po' troppa roba sulla board, forse. Però Vilgefortz comunque ce ne leva uno delle due. Vacca puttana. Però questo è un buon grifone, in realtà. Allora, questo è un ottimo grifone, in realtà. È un gran grifone in realtà, un grifone di qualità, d'esperienza, un grifone di qua non c'è più niente nel mazzo a volte. Sì. Ok. Certo, questo piccolissimo 15 un pochino rompe il cazzo, innegabilmente, però no, non è vero. Facciamo prima questa. Sfruttiamo le thrift. Ah, maledetto schifoso. Vabbè. Tutto spazio in più sulla board. Vediamola così. A punti ci siamo. A lui non è che abbia tutti questi punti. C'ha i 13 che sono un po' rompiballe. Però, dai, va bene. I guess.
I guess che va bene. Renew su Matt. Do not make me beg. Non farmi arrabbiare, eh. Ora, vediamo se c'è un'altra giostra, perché noi tanto overfloodiamo di cosci, quindi che giù lì ce ne spacchi una ci va anche benino. Circa. Più o meno. Tutto questo rischiamo di overfloodare la board effettivamente, quindi bisogna stare molto molto attenti a quanti cosci facciamo e quando li facciamo. Abbiamo un colpo di grazia da qualche parte in mano. Invocation buona, buona, buona l'invocation lì sopra. Ok. C'è sempre Vilgefortz e la 13, che sono pericolosi. Questo è un Vilgefortz abbastanza chiamatino, oserei dire. Purtroppo non abbiamo la dominance e quindi dovremmo fare Imlary Rage sulla 15 prima di fare la 5, perché così con la 5 se troviamo quello che spara 3 è tanta roba. È arrivato Virg, forse va bene. Quindi facciamo questa qua sopra per forza. Abbiamo la dominance, ora possiamo trovare il guerriero della caccia selvaggia che spara 3 su quella 7, quindi gioca per 1 milione. Sì, va bene, nel senso, posti cazzi. Yes. Facciamo così. È proprio te, volevamo. Bomber. Calcolato come il fuck. 12. Ok, quindi lui ha l'ultima play, dovrebbero essere 13. Cosa ci propone il tuo cimitero? Una 7. Cosa ci propone il mio? La 13 che mi hai gentilmente cagato tu. L'ultima dovrebbe essere Tibor, tra le sue carte. Perciò. Ne vanno tanti. Perfetto. Parcheggio perfetto. Arrakas, se è quello tipo no unit, un po' da fastidio. Qua abbiamo tutte e due ste schifezze in mano, quindi un po' non ci piace. Quindi questa è sicuro la caviamo. Questa sembra una bella carta. Contro Arrakas di blu non è proprio la carta dei sogni, ma insomma. Che cosa brutta. Questa, abbiamo già sta 7, la tiriamo via. Porcellino può andare bene, questa non serve a un cazzo. Mulighiamo per il cazzo praticamente, ma tiriamo questa. Visto che tanto il grifone ci darà l'attivatore qualcosa, chissà cosa. Abbiamo neanche Imlerit in realtà. Ma comunque, se ne fotte. Spartani fino alla fine. Vediamo se lui ha lo spara 4 intanto. Oppure parte direttamente di Blood Moon. Sulle Triv non è il top, ma mette un po' di pressione all'inizio sulle mie play, quindi forse sì, se ci sta. Tanto questa 13 spiglierà una canicola nella migliore delle ipotesi. Anzi, può succedere anche di peggio. Ma nel dubbio faremo questa, I guess. Perché potremmo usare la 3 per dare armatura poi con questi insettoidi. Ma tanto che al brutto c'è il parassita, quindi insomma, mi sembra il caso di. Che vada a 3 armor o a 4, non penso sia rilevante. Certo, uno sparetto a 4 già l'ha caccato via, quindi in realtà qualcosina di buono è successo. Però. Whispers Tribute. Siamo a 2 sparetti a 4. Ah, addirittura gioca Ruttilia, quindi potrebbe essere.
Quello Swarm neanche uno unit, chissà. Chissà, chissà, chissà. Sicuramente questa adesso va incastrata. Adesso vediamo se gioca la Predator di Dive. È una Predator di Dive da 7, quindi con gli spari a 4 andati, forse anche una delle poche soluzioni a sta 7 con 3 armor. Ma qua c'è sempre il pericolo Blood Moon, a cui bisogna leggermente stare attenti. Grifone, quindi adesso arrivano i teletrasporti e queste bagagliate qua moleste. Allora, in realtà la rage più bella che noi possiamo ottenere è una rage su con Imlarit in campo su il Glasty Warp, ok? Che è una delle poche risposte che abbiamo a Glasty Warp. Mi sembra ottimistica come cosa, nel senso che così possiamo limitare il teletrasporto con la rage qui sopra e sviluppare il grifone. Anche perché se lui dovesse vincere round 1, noi abbiamo perso la partita. Perché round corto se lo fa con unità immuni e Glasty last 6 e noi moriamo comunque perché ci pigliamo un removal qualunque su Glasty. Cioè su, sì, su Imlarit, scusate. Ok. Faremo così. Per quanto sia veramente goloso in questo momento fare il velo sulla Blood Moon, possiamo aspettare ancora. Va bene. Non è neanche sta tragedia, apparentemente. Tutto per stare avanti? Wow. Noi perdiamo una. Ma io guardo. Senso. Divertiti con questo. Siamo entrambi consapevoli di dover vincere round 1. Questo è certo. Adesso vediamo un po' questa Naglfar. Allora, Mammuna è accettabile, ma non sarebbe il caso. Imlarit sarebbe una mezza merda. Insomma, non è proprio la Naglfar degli dèi, direbbe qualcuno, ma insomma. Noi possiamo semplicemente mettere il maialino, forse. Mi sembra quella più ponderata tra le play. Maialino col più 5 sul velo, forse. No, maialino col più 5 sul maialino, forse. Tris. Talismano, certo. Ma non ci servono due cosci per il prossimo round. Questo dovrebbe essere sufficiente. Kikimoro operaia, va bene. Questa va un po' meno bene. Però abbiamo parato la Blood Moon. Vediamo un attimo. Qui Mammuna potrebbe essere una necessità. Imlarit potrebbe andare fanta bene. Oberon non tanto. Ozreal non moltissimo. È molto rischioso fare questo adesso. Però qua possiamo fare questa per il momento. E utilizzare il leader, suppongo. E noi pigliamo 50-52. Se qua non pariamo la roba, diventa un po' traumatico, però in realtà forse voglio farlo passare, no? Facciamo leader, dai. Con leader dovremmo essere sicuri. Sono un po' di punti così. Lui ha usato parecchie charge di leader. E lui può avere anche Irden nel deck, quindi un po' rischi.
estremamente rischioso questo matchup, soprattutto giocato così. Mi ha trovato 3 talismano, quindi un altro talismano, quanti sono? 3, 6, 9, 12, 14, va a 66, non lo so. Perfetto. Allora, noi abbiamo usato leader, che è molto triste, ma anche lui più o meno ha usato leader. Dobbiamo riuscire ad accorciare il round. Plausibilmente ci serve un'unità. Ecco, questa. In realtà in ottica mammuna questa è la peggiore che potesse uscire. Però abbiamo Imlarit che prima pesca. Quindi possiamo fare un mulligan qui. Questa non è il top. Stava benino, io credo. Quindi facciamo subito. Se mammuna sulla 7. È la migliore scelta. Un deve evitare alcunché. O sul grifone. Forse è sul grifone, actually, sti cazzi. Sì, dai. Ok. Questa è una play che contro uno swarm, se non ha la dive, e vista che gioca Triss, e vista anche che gioca queste due, pare difficile aspettarmi una dive, onestamente, perché sarebbe davvero troppo a caso la dive. Troppo a pesca di Triss con la dive. E infatti, qua vado a parare le cose. Lui si tiene giustamente avanti. Noi facciamo Koshi, pregando che non ci sia parassita ad attenderci. Che può essere anche quello. Ok, non c'è nessun parassita da attenderci, quindi facciamo Imlarit immediatamente. Ok. Ora possiamo sviluppare Oberon e tenere Ozreal per dopo, se fosse questo il caso. Ci prendiamo. Il problema è sempre Irden. Irden e Canicola che non sono ancora stati giocati e potrebbe tranquillamente giocarli. Intanto prendiamo full leader, questa è buona, obiettivamente. Qua cerchiamo di trovare qualcosa di vago utile da sto coso. La 7 va più che accettabilmente bene. Ok, questo dovrebbe essere sufficiente a fargliene usare due e portare via. Perché la last 6 di Ozreal senza leader, che peraltro lui non gioca, credo, Glasti a questo punto, perché è uno swarmy, quindi non dovrebbe giocare Ozreal. Ok, 9 punti e quasi solo Canicola, quindi possiamo passare. Talismano, è vero, è vero, c'è anche Talismano, però va bene, va bene. Il suo round corto, fuori dalla 2 che sviluppa i due insettini, non è troppo pericoloso. Noi non abbiamo chissà che tool, è vero, però abbiamo una set, il goal e le triv. Ok, quindi questa sicuramente non la vogliamo. Non è la set che volevamo, ma è una set quasi giocabile perché ufficialmente ha finito tutte le forme di removal. Perfetto. Ora va bene. Bisogna solo giocare un pochino intorno a Lacerate, per il resto è fattibile. Però anche lì Lacerate gioca già a talismano. Giocato due di queste, ha giocato due spari a 4, ha giocato questa. Triss diventa troppo, troppo random anche con Lacerate. Whispers l'ha giocata, che non ho visto, sì. Allora, Tutor non ne ha più. Quindi diciamo che è ok. Non ha più leader, quindi non dovrebbe essere troppo pericoloso. Ve l'ho detto, l'unica cosa pericolosa è la 2 che. Sì, esattamente quella 2 che sta per arrivare. Ma ok. Non era di questa 2 che parlavamo, ma va bene. Quindi 100% Irden confirmed. Facciamo così. Mi aspetto Irden last 6 a questo punto. Quindi onde evitare Lacerate, facciamo così. Boh, che poi in realtà Lacerate dietro davanti non cambia un cazzo. Anzi, forse. Sì, vabbè. Quindi l'ultima è o la 2 che sviluppa i token o è Irden davanti. Una delle due.
No, una volgarissima canicola che non basta neanche per sbaglio. E quindi, ciao Mozart, andiamo a prenderci questa partita.